Scena da Far West ieri sera alla periferia di Foggia, dove due malviventi nel corso di una rapina ad una rivendita di tabacchi hanno sparato alcuni colpi di pistola, poi risultati a salve. È accaduto intorno alle 18 quando due ragazzi con il volto coperto sono entrati nella rivendita di tabacchi di via Salvemini a Foggia, nei pressi dello stadio. I due, una volta nel locale, con la pistola, hanno minacciato il titolare facendosi consegnare l'incasso. Durante il colpo hanno esposto in aria alcuni colpi a salve a scopo intimidatorio. Dopo i rapinatori sono fuggiti, pare con uno scooter. Ancora da quantificare il bottino del colpo. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti di polizia, che stanno vagliando anche le immagini delle telecamere di sicurezza che potrebbero fornire elementi utili alle indagini. La polizia nel corso delle indagini ha appurato che l'arma era caricata a salve. Una rapina che però poteva avere un diverso epilogo. Cosa sarebbe accaduto se il proprietario fosse stato armato e se, non sapendo che la pistola dei rapinatori era a salve, avesse risposto al fuoco per difendersi?